Ciao, sono Biagio dal canale Sullivan. Oggi voglio provare a ricreare questo ritmo trap che ho costruito mediante loop personalizzati in GarageBand. Proverò a ricrearlo su un iPhone in maniera molto rapida, come se ci fosse venuto in mente improvvisamente un ritmo che vogliamo segnarci da qualche parte, no? E abbiamo per mano solo il nostro smartphone. Questo ovviamente è solo un giro ritmico che dovrà poi far parte di almeno altri 3 o 4 giri per essere considerato una canzone. Comunque, già solo inserendoci un paio di variazioni ad ogni colonna, potremmo già dire di avere una buona base, visto che il trap solitamente ha una progressione di accordi minimale. Di solito io parto dal creare il ritmo di batteria, sul quale costruire poi gli accordi e il cosiddetto fraseggio melodico, che in un trap di solito è il ritornello, possiamo dire. Come batteria elettronica ho scelto Modern 808, perché mi sembrava una di quelle più fedeli all'idea di base trap che avevo in mente, ma ce ne sono comunque tanti altri tipi tra i quali scegliere nell'applicazione. Il ritmo non è mai molto veloce in un trap, quindi io consiglierei di stare tra i 70 e gli 80 bpm per avere un risultato soddisfacente. L'armatura, cioè la tonalità, è ovviamente a libera scelta, qua ho messo sol minore, poi consiglio di tenere sempre attivo il metronomo quando registriamo i loop, perché se si crea la parte ritmica da zero è facile andare fuori tempo le prime volte, specialmente se si deve cliccare su uno schermo non molto grande come in questo caso. Una volta che il ritmo ci convince, possiamo passare alla registrazione del loop, che ho strutturato in un giro di 4 battute da 4 quarti. Fatto questo, passiamo a creare un ritmo in ottavi che può servire a dare più groove al pezzo. Teniamo in mente che il loop che abbiamo fatto prima si sovrapporrà ai loop nuovi. Adesso abbiamo già un ritmo un po' più convincente dal quale partire. A questo ritmo aggiungo un Charleston di una batteria classica per dare maggior corpo agli ottavi. Una volta deciso il ritmo, proviamo a registrarlo. Anche se pensate di aver fatto degli errori, prima di cancellare il loop, provate a sentirlo insieme agli altri già inseriti, perché potrebbe anche formare qualcosa di interessante, come una variazione da inserire ogni tanto nel pezzo. Dopo aver lavorato sui quarti e sugli ottavi, se vogliamo arricchire ancora di più la sessione ritmica, con un Charleston molto veloce sui sedicesimi, allora possiamo anche inserire un loop dalla libreria di GarageBand, dato che crearlo manualmente direi che è abbastanza difficile, specialmente su uno schermo di un telefono, no? Una volta scelto il loop, basta trascinarlo in una delle caselle vuote della nostra colonna. Fatto questo, un altro elemento fondamentale in un ritmo trap sappiamo che è il giro di basso. Il basso utilizzato di solito è l'808, che nell'app ho trovato come Substantial Kick, che mi sembra il più fedele. Consiglio di stare su note basse, se no l'effetto non è dei migliori. Ecco, infatti. Anche qui, come sempre, decidiamo l'accordo e quando siamo convinti registriamo. Come ritmo mi convince già abbastanza, ma voglio renderlo ancora un po' più convincente, quindi aggiungo un giro di basso con note più tenute e lunghe, di modo che si crei un tappeto più ricco sul quale poi mettere il testo e le melodie.
Ho scelto il classic synth bass, ma anche qua si può spaziare in moltissime alternative a seconda dei propri gusti. Lo registriamo. E abbiamo completato il ritmo, direi. Adesso sentiamolo bene in stereo. Creato altre colonne con delle variazioni, ci basterà passare da una colonna all'altra per variare la base o aggiungere anche effetti cliccando su FX. Bene, così abbiamo formato il nostro georitmico trap in veramente pochi minuti. Adesso abbiamo messo la nostra idea su carta, diciamo, e ci possiamo fare già un'idea più realistica del ritmo che avevamo in mente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete approfondire l'utilizzo dei loop, vi metto il link del video tutorial in cui spiego meglio come funzionano sempre mediante iOS. Iscrivetevi se volete altri tutorial, anche canzoni, vlog e quello che ci sarà, non lo so. Vi saluto, ciao!